eccoci qua. Buongiorno. Ciao caro, intanto ci vediamo questa... questo spottone. Vabbè, che dire? Che meraviglia, meraviglia. Tu che vieni da Milano, cosa vuoi capire di una roba, di una meraviglia di questo tipo? La capitale della Magna Grecia, una storia incredibile, posti che vuol dire, io ogni tanto ho difficoltà, devo dire, a parlare con te. Non capisco com'è che ti ho messo a fare il direttore del mio Substack, che tanto voglio bene. Penso che ho difficoltà a parlare con i miei conterranei, perché dico sempre, ma voi... prima di venire qua a dire cosa bisogna fare, ascoltate. Sì. Non ascoltano, non ascoltano. Vengono qua e pensano di spiegare a questo qua, a questo teatro, che è il più grande del mondo, dove Eschilo per la prima volta ha lui stesso visto la sua tragedia, e ancora adesso questo teatro è in funzione, e pensano di venire qua a spiegare come si fa a stare al mondo. Quindi... vabbè, insomma, non ci sono parole. Che dire? Allora, quest'oggi io ho avuto la fortuna di avere come ospite la Valensise, donna che arriva in realtà da Roma, che è la nuova commissaria dell'Inda, che è una tostissima, e poi lo vedrete. No, è la consigliera delegata, non è altro. Finalmente hanno ricostituito, dopo anni di commissariamento, hanno ricostituito gli organi statutari, quindi insomma questa comunque è già di per sé una buona notizia, con alcune figure di grande rilievo, quindi abbiamo già avuto ospiti, quindi la Marina Valensise, che ha un background di tutto rispetto, si sta facendo già conoscere, è arrivata da pochissimo, da appena febbraio si è ritrovata, no? Si è beccata questa bella emergenza della pandemia, quindi insomma voglio dire, chapeau a chi è arrivato a gestire un teatro così complicato e così difficile in un momento davvero importante. E tu giustamente nel tuo pezzo di presentazione hai detto che non si è persa d'animo, nel senso che comunque ha trovato una soluzione a questo. Ha preso una tostata come tutti quelli che dirigono teatri, tremenda dalla pandemia, perché i vari decreti hanno messo nell'impossibilità di proseguire, e ha fatto due cose, poi dopo la facciamo parlare lei, ha dovuto spostare la stagione programmata con le tre tragedie all'anno 21, però credo dal 14 di aprile, perché mi ha già corretto una volta che sbagliavo le date, al 30 di giugno ha messo in piedi una stagione alternativa, comunque con grandi nomi, che va avanti, che non è certamente la stagione che era stata programmata, l'ha dovuto fare di corsa, ha trovato uno sponsor, prima abbiamo visto comparire Team, non era una pubblicità casuale, cioè ha trovato la Team che si è proposto come sponsor per, come dire, distribuire nel mondo queste otto show, li chiamo show, forse non è la parola giusta, che sono stati programmati. La stagione, il primo è stato Piovani, è già partita, e io ho capito una cosa, cioè l'Inda, che l'anno scorso ha fatto dei numeri record rispetto aspetta che li guardo, tipo ha sbigliettato 162.000 spettatori, eccetera, eccetera, è un teatro dove arrivano da tutto il mondo, russi, americani, francesi, eccetera, eccetera. Quindi ha una serie di fanatici, meno male che esistano questi fanatici, della tragedia greca, comunque di questo genere di teatro, che quest'anno certamente non verranno, perché non possono venire. E quindi ecco che Valensise ha messo in piedi questo
io lo chiamo baraccone, non è un baraccone, cioè, ci sono attori straordinari che si sono prestati e si è appoggiata a team per diffondere tutti questi spettacoli. Adesso però, basta che parlo io, facciamo arrivare... tu volevi mandare prima volevi introdurla con un coro di... Sì, volevo ricordare che cos'è stato in questi anni Inda, e poi vedremo invece che cosa ha fatto Valensise per metterci la pezza, diciamo. Consumata dal male, discende sottoterra nelle case di Ade. Io non ho più nessuno. Come può la luce vedere tutto questo e coprire questo orrore? Non piangere, donna! Non piangere! Non devi piangere! Dea generata dal mare crudele che Cupido il gemello chiama madre, il dio incapace di trattenere le sue frecce infuocate, il fanciullo che ride e scherza mentre saetta con l'arco infallibile. La ferita che infligge non si slabbra, ma rode fin dentro le midolla. Amore non ha requie, fulmineo inonda il mondo dei suoi dardi. Mamma mia, bellezza. Ma allora, io direi di far venire su il consigliere delegato dell'Inda Nazionale del Diamantico, dottoressa Marina Valensise. Benvenuta consigliere. Buongiorno a voi, grazie a voi di avermi invitato. Dov'è, dottoressa? Dov'è? Allora. In questo parco, dov'è? Lei dov'è? Sono a Siracusa. Va bene. Sono a Siracusa, sulla riviera di Dionisio. Ok, perfetto, va bene. E allora, dottoressa... Scusate, Aldo, ma consigliere, lei già conosceva Siracusa, l'aveva frequentato, oppure è stata questa l'occasione, la prima occasione per vivere questa città? E se sì, come la trova? Come trova quest'area di questa città incredibile, antichissima? Guardi, io conosco Siracusa molto bene perché sono calabrese, anche se sono nata a Roma, e quindi, come voi sapete, per il sud, per la regione come la Calabria, Siracusa è una sorta di madrepatria, di capitale culturale. Quindi frequentavo Siracusa quando ero ragazza e anche dopo, per venire a assistere agli spettacoli del Teatro Greco, e ho tanti amici a Siracusa, anche famiglia a Siracusa, quindi non è per me una città sconosciuta. Bene. Aldo. E niente, io ero invece convinto che la dottoressa fosse romana, nata a Roma, eccetera, eccetera, perché comunque, vabbè, la dottoressa ha un curriculum pazzesco, è stata a capo dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, poi è stata consigliera di ministri, eccetera, eccetera, anche se di base è una giornalista come noi, dico bene? Io sono una giornalista come voi. Scrive per cose importanti, poi scrive pure i libri, di quello parleremo dopo, ma tutti i giornalisti provano a scrivere i libri, lei ne scrive tanti, ci ho provato pure io, mi è venuto così, va bene. E, ecco, però quello che mi ha stupito della dottoressa è stata la velocità di reazione, cioè lei è riuscita a mettere in piedi 8 fuochi, diciamo, per sostituire la stagione che è andata a pancia all'aria. Adesso però le faccio un paio di domande tecniche, perché magari non tutti sanno tutto. Il Teatro Greco, se non fosse arrivato il maledetto virus, quanti posti fa? Guardi, io mi sono trovata a gestire questa fase difficile, perché sono stata nominata, come voi sapete, in dicembre, e sono arrivata a Siracusa in febbraio, alla fine di gennaio, i primi di febbraio.
Il merito non è solo mio, perché io sono il consigliere delegato nominato dal Ministro dei Beni Culturali, ma sono il consigliere delegato del Consiglio di Amministrazione, che come voi sapete è composto da 3 autorevoli consiglieri, come il professor Gian Siracusa, l'architetto Giliberti e la professoressa Margherita Rubino, che è l'unica grecista della compagnia, dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia. E soprattutto si avvale dell'aiuto e della direzione artistica del sovrintendente Antonio Calvi, che con il consiglio di amministrazione aveva già stabilito una stagione molto, molto ricca, perché avevamo in programma le Baccanti e gli Ifigenia in Tauri di Euripide, con la regia di Carlos Pedrissa per le Baccanti e di Jacopo Gassman per l'Ifigenia in Tauride, e le Nuvole di Aristofane con il contributo di Paolo, di Luca e Paolo. Ora, quando ci siamo trovati il 20 febbraio in questa situazione di emergenza, abbiamo dovuto innanzitutto attenerci alle norme del governo. E quindi col decreto, il primo decreto del 9 marzo, abbiamo deciso inizialmente di rinviare l'inizio della stagione dall'8 al 28 marzo. Poi naturalmente abbiamo considerato tutte le varie ipotesi di che cosa fare per salvare la stagione, per ridimensionarla o per rimodularla, e alla fine, d'intesa con tutti i consigli di amministrazione, all'unanimità, abbiamo optato, dopo varie discussioni, abbiamo optato, quando è stato appunto il momento, e cioè dopo l'ultimo decreto del 18 maggio, il 19 maggio, abbiamo optato per rimodulare la stagione, riprogrammando la stagione del 2020 all'anno prossimo. Questo perché? Per motivi ovvi, motivi di conto economico. L'INDA, come voi sapete, è una fondazione di diritto privato che riceve contributi pubblici e come tale vincolato al controllo della Corte dei Conti e soprattutto alle norme della trasparenza, soprattutto alle norme appunto dell'imparzialità e dell'oculatezza nell'amministrazione del bilancio. Ma scusami Marina, ma allora, tu hai parlato di maggio adesso, quindi quando voi avete iniziato col programma sostitutivo, che i nostri lettori possono intanto vedere qual è, ma adesso ne parliamo, abbiamo anche dei saluti da parte degli ospiti, da parte di chi esegue insomma una serie di pezzi nel programma, voi siete accorti praticamente a maggio che non potevate fare altro che rimandare la stagione, giusto? E questo è successo. Noi veramente ci siamo riuniti con molta continuità dal mese di marzo al mese di maggio, nei mesi del lockdown, nei mesi a quarantena. Il Consiglio si è riunito costantemente per prospettare in modo appunto concertato delle ipotesi alternative, perché noi sapevamo che dovevamo essere flessibili e soprattutto dovevamo cercare di essere pronti per ogni evenienza. Cioè mantenere la stagione a quali condizioni oppure riprogrammarle a quali condizioni. Quindi c'è stato un susseguirsi di concertazione, una concertazione continua con delle ipotesi, con dei sondaggi che venivano fatti mano a mano. Noi del resto, come tutti gli altri teatri italiani, eravamo in balia, dovevamo ottemperare alle norme del governo, e le norme del governo erano appunto legate al corso della pandemia, all'evoluzione di questa pandemia e del contagio, che non era conosciuto, non era prevedibile. Quindi noi ci siamo dovuti adattare con molta flessibilità a questa situazione e con grande armonia e con grande sintonia e soprattutto la condivisione totale di intenti, siamo arrivati in poco tempo, grazie a questa consultazione continua, a elaborare un programma non alternativo, ma un programma diverso da quelle delle rappresentazioni. Due domande. Uno, allora, nomi come Nicola Piovani, Tosca, Laura Morante, Luigi Locascio, sono pazzo di lui, perché in quell'ultimo film che ha fatto lì, pazzesco, secondo me è il più bravo di tutti, lui quando va a testimoniare, va bene? E poi Isabella Aragonese, e poi Lella Costa, ma
di chi è il merito? Di voi 3-4, chi è quello bravo che ha detto io conosco questo, lo porto, lo... Chi? Sei solo tu quella brava o c'è anche qualcun altro? Guarda, io non ho nessun merito, io ho solo il merito di avere un consiglio di amministrazione, un sovrintendente che si sono adoperati per realizzare questo programma secondo gli indirizzi che personalmente ho indicato, cioè come tu sai lo statuto dell'INDA prevede, che è stato approvato nel 2018, prevede che il consigliere delegato proponga degli indirizzi culturali, artistici, e il consiglio di amministrazione, una volta approvati questi, approvi questi indirizzi culturali e artistici, e poi il sovrintendente li concretizzi, li realizzi come direttore artistico. Quindi noi abbiamo avuto una serie di discussioni, di confronti molto molto intensi, ma anche molto più attivi, molto produttivi, al termine del quale ci siamo resi conto che l'indirizzo culturale doveva essere molto semplice, cioè noi dovevamo proporre una stagione speciale affidandoci a attori popolari. Questo perché? Perché sin dall'inizio abbiamo capito che avremmo avuto una limitazione fino all'1%, quindi una riduzione di oltre il 90% del nostro pubblico, dato che non potevamo avere i 5.000 spettatori che solitamente occupano la cavea del Teatro Greco per motivi di distanziamento. Dunque, la nostra preoccupazione era quella di offrire a questo pubblico limitato spettatori di qualità, perché fin dall'inizio noi abbiamo pensato di trasmettere un altro, approfittare di questa opportunità per trasmettere, di questa necessità per trasmettere gli spettacoli del Teatro Greco in streaming e offrirli a una platea in remoto, a una platea a distanza, che colpisse però tutti gli spettatori del mondo. Non potendo gli spettatori arrivare nel Teatro Greco, noi volevamo portare il Teatro Greco nelle case di tutti gli spettatori del mondo, aprire il Teatro Greco a una platea universale. Ecco, io sono rimasto. Per farlo abbiamo bisogno di volti popolari, di attori popolari. Per esempio, io sono rimasto un po' confuso, ma io non sono uno specialista, piacevolmente, ma confuso, perché la prima cosa che è partita è stata il Nicola Piovani. Va bene, Nicola Piovani becca tutto, nel senso becca l'altissimo, becca il popolare, cioè va bene, le sue musiche straordinarie. Ma E con Nicola Piovani c'è Tosca. Adesso vorrei che Pigi mandasse quel breve saluto che Tosca fa di partecipazione, perché ho notato una timidezza e quasi una piccola paura, cioè nonostante lei sia una persona che è abituata a esibirsi però al Teatro Greco, anche per lei si nota che c'è come un brivido di fondo che dice sono felice però sono emozionata. Se Pigi riesce a mandare questo saluto di Tosca, sarebbe carino, perché si vede, si capisce che lei ha l'emozione non di esibirsi, ha l'emozione di essere lì. E vediamo. 10 luglio sarò in scena al Teatro di Siracusa per L'Isola della Luce, un'opera riscritta da Nicola Piovani. È la prima volta che sono invitata al Teatro Greco, e in questo frangente, con questa atmosfera così particolare, sarà credo un battesimo ancora più emozionante e unico. Non vedo l'ora che arrivi questo giorno. Ecco, io credo che veramente qua, se uno guardava le mani e il tono della voce, vedeva che lei era veramente, c'ho paura di questa cosa. Devo dire che il Teatro Greco un po' fa paura a tutti, nel senso che io cito sempre questa esperienza che ho avuto 2 anni fa, quando Emma Dante, che non è proprio un agnellino, ha fatto la sua tragedia, insomma, e io sono andato a bermi, perché sono sempre un ragazzo fortunato, a bere un cappuccino con lei a Siracusa nel corso prima e poi a vedere delle prove, e lei diceva che effettivamente lo spazio del Teatro Greco è una cosa che non è comune, e poi insomma questa cosa che
inizi che è giorno, continui che diventa sera, cioè è un'esperienza teatrale, non so come chiamarla, epica, globale, insomma tutto quanto, è la meraviglia, insomma, del teatro. Infatti alterniamo, voglio dire, no, gli interessi editoriali. Uno dei temi forti che è sempre stato oggetto di dibattito dalle nostre parti del Cielo Orientale è il sottoutilizzo del teatro, che in realtà si limita alle 49 repliche che ha fatto ad esempio nel 2019 e poi tutto il resto dell'estate, in genere inizia agosto, chiude e resta inutilizzato. Almeno così è stato fino a questo momento. Cosa ne pensa lei, consigliere? Quali sono le ragioni e soprattutto se c'è la possibilità, come dire, di metterlo più a disposizione, soprattutto di flussi turistici importanti che si aspetteranno nei prossimi anni? Speriamo. Guardi, il primo atto che io ho sottoscritto appena sono arrivata in febbraio qui a Siracusa è stata la nuova convenzione col Parco Archeologico di Siracusa, col compianto direttore, l'architetto Calogero Rizzuto, che poi purtroppo, come voi sapete, è mancato proprio a causa del Covid alla fine di marzo. Con questa nuova convenzione, naturalmente regola i rapporti tra l'Istituto del Dramma Antico e il Parco di Siracusa, perché l'Istituto del Dramma Antico ottiene una concessione dal Parco, che è il vero consegnatario del bene, di questo patrimonio dell'umanità, per una durata limitata nel tempo, nell'anno, che è quella relativa alla rappresentazione degli spettacoli. Ora, statutariamente, la nostra missione è quella di promuovere la tradizione, soprattutto la conoscenza del dramma antico e quindi le rappresentazioni classiche del teatro greco e del teatro romano. Ma questa nostra missione si deve contemperare con il compito di tutela del monumento e soprattutto con l'apertura al pubblico del teatro greco. Allora, c'è stata una lunga discussione, naturalmente, con i miei predecessori, tra i miei predecessori e il Parco Archeologico, che è diventato autonomo da pochi anni, quindi ha una configurazione diversa, e questa, alla fine di questa lunga discussione siamo addivenuti a una convenzione nuova che stabilisce per 3 anni delle forme di collaborazione inedite. L'INDA, per esempio, si impegna quest'anno a studiare delle forme non invasive di attrezzamento del teatro, perché voi sapete che il teatro greco di Siracusa è un luogo solenne, fantastico, è il più antico teatro greco d'Europa, se si è Epidauro, ma certamente quello più suggestivo, ma per attrezzare gli spettacoli ha bisogno di lavori ingenti, lavori costiti. Ogni anno noi dobbiamo costruire delle tribune sui gradoni della cavea scolpita nel colle, nella roccia calcarea del colle Tenerife. E questo vuol dire che ogni anno noi dobbiamo fare molta attenzione sia a tutelare il monumento sia a renderlo fruibile ai turisti. E abbiamo raggiunto questo accordo importante, che ha naturalmente aumentato anche il canone concessorio, perché giustamente l'INDA, a fronte dei proventi che produce con le produzioni proprie, che come voi sapete è più del 70% del bilancio complessivo, si trova a dover in qualche modo finanziare, no, l'attività del parco e soprattutto a compensare il parco per i mancati ricavi, eventuali mancati ricavi dei mancati turisti. Ora, la limitazione della stagione a quei mesi della primavera, generalmente maggio, aprile e giugno, cioè maggio, giugno e luglio, metà giugno, è determinata dal fatto che le intenzioni dei fondatori che si sono hanno organizzato l'INDA, hanno creato l'INDA più di un secolo fa, volevano soprattutto coinvolgere le scuole, le scolaresche, e quindi approfittare della stagione della primavera per avere il massimo numero di liceali, di studenti che venivano da tutte le scuole d'Italia. Quest'anno noi ci siamo trovati nella condizione di dilatare la stagione, anzi di estenderla e rinviarla ai mesi centrali dell'estate, luglio e agosto. È stato un azzardo, però io credo che sia stato un azzardo che premia la sperimentazione, perché ci consente appunto di portare l'INDA
una platea universale, aprirla a tutti gli spettatori del mondo. È stata anche un'innovazione che forse ci permette di configurare, chi lo sa, negli anni a venire dobbiamo valutare le nostre possibilità, le intenzioni del parco, di valutare la possibilità di estendere la stagione anche al di là del periodo termico del 15 luglio, che è legato anche a fattori, come dire meteorologici, perché come voi sapete meglio di me, i mesi dell'estate sono particolarmente caldi a Siracusa. I siracusani spesso vanno via, lasciano la città perché fa troppo caldo, e quindi noi fare di necessità virtù e approfittare della necessità, della volontà di tenere accesa la fiaccola del teatro greco, di dare una speranza e soprattutto di riportare il teatro greco alle sue origini e alla sua missione storica, perché il teatro greco, come voi sapete, nasce collegato alla religione, collegato al rito, ed era impensabile per noi disporre di un teatro all'aperto ed essere assenti da questa stagione, proprio quando tutti i teatri d'Italia si organizzavano per avere spettacoli all'aperto. Ed è per questo che abbiamo trovato la quadra, cercando di fare un programma, di modulare il programma del 2020 all'anno prossimo, e cercare la quadra con un programma inedito, in un certo senso sperimentale, per una stagione straordinaria che, senza nulla togliere alla rappresentazione classica, aggiungesse qualcosa in più, con attori e artisti molto popolari che si cimentassero magari per la prima volta con uno spazio così solenne e portassero in scena dei testi classici ma rielaborati da autori del Novecento con musicisti contemporanei, accompagnati dai musicisti contemporanei. Per esempio, Pigi, se tu mandi il saluto di quel breve pezzettino che abbiamo di Lunetta Savino, se riesci a mandarlo subito, l'avevamo in scaletta un po' più tardi, ma mi aggancio al discorso che ha fatto Valenzise, si capisce che è da Medea a Medea, però guardate che cosa abbiamo fatto. Infame, miserabile Giasone, non mi viene in mente niente di più oltraggioso per raccontare la sua vigliaccheria. Ha avuto il coraggio di presentarsi da me, di offrirmi denaro per l'esilio, raccomandazioni presso certi re amici suoi, lui, l'essere più odioso agli dèi, mi deve tutto. E poi è stata tutta una roba politica, se io ho ammazzato i miei figli, mona di un mona, che tu di politica non hai mai capito uno stracazzo di niente, che sei nato mona e invecchiato mona al silurificio di Pola, altro che lettere d'amore. E cara media di qua, e cara media di là, e mandami un vaglia che qua al silurificio di Pola ci mancano i viveri per colpa dei tedeschi e dei titi. Ma che cosa volevi che ti mandavo? Da Sobibor, che a Sobibor ci stavano solo le pucce di patate, altro che il vaglia, tu scema. Ecco, va bene, questa... Dico, Aldo, io non chiedo nessuna conferma al consigliere delegato, perché non intendo assolutamente né metterlo in imbarazzo né altro, ma voglio dire, io ricavo un netto segnale di discontinuità con il recente passato, la posizione di chi l'ha preceduta, in particolare del commissario che si chiamasse Pinelli, è assolutamente diversa. Io personalmente l'ho anche incontrato per chiedere conto, proprio per questo, perché a me interessa il tipo di giornalismo che facciamo, capire qual è il rapporto tra le istituzioni culturali e la comunità di riferimento. E invece la posizione dell'ingegnere Pinelli, che tra l'altro aveva un curriculum stranissimo, nel senso che era un esperto di benzina che veniva dal mondo delle aziende petrolifere e poi si trovavano anche io non ho mai capito come a gestire il teatro Linda su incarico anche lì del ministro Franceschini, che stavolta a quanto pare ha avuto invece un'illuminazione mandandoci finalmente un'esperta. Dico, la posizione di prima era limitarsi proprio alle tragedie classiche e stop. Adesso mi pare che ci sia una bella apertura, questo per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, è davvero un segnale molto importante. A me interessa anche parlare di tante cose che fa Linda, perché non c'è secondo me una narrazione completa, o meglio non c'è la consapevolezza da parte nostra di quanto sia complesso il lavoro di Linda. Mi riferisco ad esempio al Festival dei Giovani, alle residenze a Palazzo Lacreide,
alle mostre che fanno, alle tournée. Dico, non è soltanto il momento della rappresentazione, ma c'è tutto un lavoro di divulgazione della cultura classica che secondo me forse, non dico che è più importante, ma sicuramente va allo stesso, sullo stesso livello. Consigliere, qual è la sua linea da questo punto di vista rispetto a queste importantissime iniziative, soprattutto con i giovani? Guardi, grazie di questa domanda. La mia linea è quella dello statuto. Lei cita il consigliere Pinelli, che io purtroppo non ho avuto modo di conoscere, che è stato commissario dell'Inter e poi è stato, credo che sia stato l'artefice della revisione dello statuto dell'Inda, che è stato approvato nel dicembre del 2018. Lo statuto parla molto chiaro, lo statuto assegna al consigliere delegato i compiti di indirizzo, di controllo, di gestione, di delibera, assegna un ruolo fondamentale al consiglio di amministrazione per approvare tali indirizzi e assegna un ruolo altrettanto fondamentale al sovrintendente, che dovrà appunto, sulla base delle indicazioni del consiglio di amministrazione, realizzare, concretizzare questi indirizzi. Per quanto riguarda la complessità dell'Istituto Nazionale Dramma Antico, è una cosa che forse sfugge ai siracusani, ma soprattutto sfugge agli italiani. Pochi sanno in Italia l'importanza e la singolarità di questa fondazione, conoscono pochi l'importanza e la singolarità di questa fondazione, che invece è un retaggio, è un patrimonio comune, retaggio di una stagione importantissima nella cultura italiana, cioè quella dell'inizio del Novecento, quando un gruppo di mecenate siracusani, animati da un uomo di vastissima cultura e grandissimi mezzi come il conte Tommaso Mario Gargallo, si misero insieme, si quotarono per rilanciare le rappresentazioni classiche nel teatro greco, che fino allora era stato quasi negletto, abbandonato, tant'è che era zona di pascolo, dovettero fare dei lavori per rimetterlo in sesto, perché abitualmente era frequentato dalle pecore e dai pastori di Sardegna. Allora, noi non siamo solo un teatro pubblico che, ripeto, stagionale, raggiunge questi risultati molto cospicui, perché, ripeto, il 72% dei nostri ricavi, delle nostre entrate da biglietterie e da prestazioni sono entrate proprie. Ma siamo anche una scuola, perché noi formiamo alcuni allievi importanti attraverso l'istituto che si chiama Accademia d'Arte del Dramma Antico, che ha luogo, come voi sapete, al Convento San Francesco, che l'Inda prende in affitto dal comune di Siracusa in via Gargallo, e che ogni anno riunisce una sessantina di allievi per dare loro corsi super specializzati nella recitazione dei drammi classici. È una scuola di eccellenza che pochi conoscono, una scuola che noi adesso intendiamo consolidare, rafforzare, facendola riconoscere dal Ministero come succede per le altre accademie d'arte drammatica, ed è una scuola che ha visto negli anni la presenza di illustrissimi autori, illustrissimi docenti, e che continuerà a avere dei docenti molto importanti, registi, scrittori, scenografi e via dicendo. Inoltre l'Istituto Nazionale Dramma Antico organizza ogni anno, e quest'anno purtroppo l'abbiamo dovuto sospendere, il Festival dei Giovani, attraverso una convenzione con Palazzolo Acreide, che è una perla del barocco della regione, soprattutto è un luogo di grandissimo fascino simbolico, perché c'è un teatro antico. Noi organizziamo ogni anno un festival dedicato ai giovani che vengono da tutta Italia e addirittura da tutta Europa. Quest'anno purtroppo l'abbiamo dovuto rinviare per motivi di Covid, perché generalmente questo festival avviene all'inizio, un mese prima delle rappresentazioni. Ma poi noi abbiamo dei rapporti intensissimi con le università di tutto il mondo. Di ieri la presentazione, abbiamo fatto anzi l'altro ieri, la presentazione col direttore stesso della rivista Dioniso, una rivista di studi dedicati alla tragedia classica, alla cultura classica, diretta appunto da un grandissimo filologo classico, traduttore di drammi, studioso di teatro, una persona di altissima competenza come Guido Paduano. E questi sono alcuni aspetti di quello che è la fucina dell'Istituto Dramma Antico, che non è solo un teatro dedicato
alle rappresentazioni dei drammi di Eschilo, Topopo, Ovidio, Plauto, Terenzio, Seneca e via dicendo, ma è soprattutto un istituto, un centro di ricerca che è destinato a sia far conoscere il patrimonio classico attraverso degli studi e dei contributi di altissimo livello specialistico, sia a renderlo fruibile al pubblico contemporaneo attraverso la formazione dei nostri giovani allievi. E quest'anno io sono molto felice di poter ringraziare i docenti della nostra Accademia d'Arte del Dramma Antico, in particolare Dario La Perla e la signora Polich e la signora Cartia, che sono le responsabili del coro e dei movimenti coreografici, perché hanno accettato di collaborare con un artista contemporaneo importante, internazionale, Mircea Cantor, che ha vinto nel 2011 il premio Duchamp e che abbiamo invitato per mettere in scena, per realizzare una performance a forte impatto simbolico per descrivere e rappresentare l'uscita e il ritorno alla vita dopo la pandemia. Allora, io volevo due cose. La prima è questa. Non bisogna pensare che la dottoressa Valensise abbia solo questo, come dire, afflatto accademico, perché poi l'altro giorno mi ha raccontato una cosa che lei ha divertito molto e che diverte molto anche a me. Mi ha detto, perché noi italiani, quindi noi siciliani, noi siracusani, no, quelli siamo, questo lo dico io, non l'ha detto lei, siamo dei pistola, perché la tragedia, questa cosa che è immortale, che rispecchia attualissimamente tutti i problemi che ci abbiamo noi singole persone, è una cosa che ha un valore inestimabile nel mondo. Tant'è mi ha detto che io l'altro giorno, non mi ricordo dove, magari lo dice lei, ho incontrato un americano che citava in greco a memoria le coefore di Eschilo. E noi diciamo che questa è roba polverosa, ma qui c'è della gente che viene da tutto il mondo a vedere queste cose e noi non gli diamo il giusto valore. Quindi questa è la prima cosa. Per cui, siccome la Valensise è una persona tutto d'un pezzo, coltissima, che parla sempre molto, però ha anche quest'anima, tant'è vero, io la chiamo un'anima anche pop, tant'è vero che la cosa che ha messo in piedi, queste otto cose, poi le facciamo vedere, perché tutte me non me le ricordo, c'è una foto in cui si vedono tutti gli show previsti, uso la parola show impropriamente, lei ha detto dovevamo fare delle cose con degli attori molto popolari, e adesso facciamo vedere Locascio che saluta, che è troppo bello, e con la musica. Ecco, io, vabbè, questa è una cosa. Poi parliamo di Mircea Cantor, perché qui c'è un altro piccolo, così, un piccolo racconto carino. Riusciamo a far vedere Locascio? Sì, fa un saluto, non fa niente, però, insomma, è Locascio. Come si chiama il film che ha fatto? Valensise, quello lì che citavo io, che non mi ricordo mai il nome. Aspetta. Vabbè, adesso ce n'è in mente, intanto vediamo Locascio. Ciao a tutti, volevo salutarvi e darvi appuntamento il 1° di agosto al Teatro Greco di Siracusa. Un teatro in cui non ho mai recitato, una meraviglia assoluta, e quindi sono già molto emozionato. Il 1° di agosto leggerò il testo di Yannis Ritsos a Iace, con me in scena ci sarà Giuppi Alcaro con le sue musiche. Vi aspettiamo, spero che sarà per voi una bellissima serata. Ciao a tutti. Modo sommesso di presentarsi, perché veramente l'enormità, qualunque artista, dico, io ho frequentato molto di più ovviamente quello di Taormina, ma qualunque artista, grandissimi artisti, l'anno scorso abbiamo avuto Marta Argerich, la più grande pianista vivente, anche lei, insomma, in quel contesto era, come dire, un po' rimpicciolita, no? E questa è la magia di questi posti incredibili, cui a volte noi per primi non ci rendiamo conto dell'importanza e abbiamo di custodirli in maniera adeguata. Poi avevi un'altra curiosità, Aldo, oppure continuiamo con le domande cattive? No, la curiosità, no, la racconto, poi dopo la Valensise interviene. Lei mi ha detto, un giorno mi ha detto, perché poi il 30 di agosto abbiamo questo incredibile
che è un artista, è un artista contemporaneo che fa performance di base, ha rappresentato, è romeno, ha rappresentato la Romania alla Biennale di Venezia, ha vinto il premio Duchamp, eccetera, eccetera. Ho detto che si chiama Mircea Cantor. E io ho detto, ah sì, certo, io non sapevo assolutamente chi fosse perché sono ignorante. E quindi ho detto, ho fatto finta, ah, sì, certo. Mi ha detto, e lei mi ha detto, ah, questa cosa qui è importantissima. Allora, siccome io ho una chat di sapientoni, cosa ho fatto? Sono andato sulla mia chat e ho scritto, ma chi è sto Mircea Cantor? E Giacinto di Pietrantonio, sempre lui, che è stato ospite anche qui a una di queste mattine, immediatamente mi ha fatto pa! E mi ha mandato tutta la serie di chi era Cantor, che lui aveva fatto questo, Giacinto l'aveva citato al GAM, quando dirigeva il GAM. Poi Francesco Lauretta, che è un pittore importante, che anche lui è stato nostro ospite, mi ha scritto, ma sì, ma certo, fantastico. Poi un altro dall'Osto, che è un musicista, ma sì, ma alla fine gli ho scritto, ho capito con tutte le O, non lo sapevo, adesso studio e poi torno, mi avete stufato, poi vi farò altre domande. Comunque, un pochino studiato, nel senso che non so cosa farà Mircea Cantor, secondo me non lo sa neanche la Valensise, perché penso che stia lavorando, certo farà una cosa in prima mondiale, dove integra, se ho capito bene, le scuole o comunque degli studenti dell'Accademia di cui ha parlato prima Valensise, e poi va a prendere, credo dall'esterno, con dei collegamenti, le protagoniste della prossima stagione, più, come si dice, special guest là degli esposti che abbiamo avuto in trasmissione. Insomma, siamo fantastici, ci autocongratuliamo con noi stessi. È così. No, non c'è nessuna volontà di autocongratularsi, c'è solo la volontà di ritornare all'origine di quello che è stato l'Istituto Nazionale della Romantica. Vi ricordo che all'origine l'Istituto Nazionale della Romantica non è nato solo come reliquiario della classicità, perché l'idea del fondatore, del conte Gargallo e dei suoi grandi amici e sostenitori, che erano tutti notabili e i mecenate siracusani, era quella di riattualizzare il dramma antico. E riattualizzarlo come? Beh, intanto facendolo dialogare con la cultura contemporanea, a cominciare dai grandi poeti contemporanei come D'Annunzio, con i grandi artisti contemporanei come Duilio Cambellotti, con i grandi musicisti contemporanei come Zandonai, Malipiero, Pizzetti. Quindi noi non abbiamo fatto niente altro che ritornare all'origine della missione dell'INDA. Perché abbiamo scelto Mircea Cantor? Perché Mircea Cantor è un artista duttile, un artista che intanto conosce molto bene il teatro, per aver studiato teatro con un grande professore rumeno che insegna alla New York University, e poi soprattutto perché conosce bene Siracusa. Inoltre Mircea Cantor, negli anni in cui ero direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, fece una strabiliante performance che realizzò per il Macro di Roma, quando all'epoca era diretto da Bartolomeo Pietro Marchi, che oggi è al Maxi, dirige il Maxi, la sezione di arte contemporanea, e questa performance venne messa in scena eccezionalmente nei saloni dell'Hotel de Galifet, che è la sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Fu uno spettacolo assolutamente straordinario, con 12 danzatori che tenevano una miccia in mano, se la passavano finché non si spegnesse. Si intitolava Sic Transit Gloria Mundi. Quando noi siamo stati nella necessità di dare un senso ultracontemporaneo di questa stagione straordinaria, mi è venuto in mente e la sua performance, l'ho chiamato, gli ho detto, senti Mircea, noi siamo in questa condizione, te la sentiresti di ideare qualcosa di analogo, qualcosa di simile, di lavorare con gli allievi dell'ABDA, della scuola, dell'Accademia dell'India, per fare questa cosa? E lui mi ha risposto, non solo me la sento, ma tu mi stai mettendo le ali ai piedi, io sono pronta a collaborare con voi, a regalarvi i vostri disegni. Infatti nel nostro catalogo, nel nostro libro di sala, ci sono dei meravigliosi disegni realizzati da Mircea Cantor che saranno poi esposti in una mostra che faremo, spero, anche a Siracusa. E soprattutto Mircea Cantor ha detto, sono pronto a regalare una mia litografia con la dedica, con la firma stampata in copia numerata ai mecenate
che vorranno aderire a questa iniziativa speciale per favorire e sostenere il morale dei siracusani e delle maestranze del teatro. Ed è per questo che con l'aiuto di tanti amici mecenati, a cominciare da Beatrice Bordone Bulgari, che era stata una delle ideatrici del Macro e degli amici del Macro negli anni passati, abbiamo ideato questa iniziativa nuova, molto bella e molto singolare, che si intitola Mecenate 2020. Donando all'Inda 1.000 euro, chiunque ha la possibilità di vedere tutti gli spettacoli oppure di che sono in programma dal 10 luglio al 30 agosto, oppure di regalare un biglietto, o la cosa famosa del biglietto sospeso, a una persona di sua scelta per favorire le categorie sociali più colpite dalla crisi. E a suffragio, e comunque proprio per suffragare il successo di questa iniziativa, vi posso dire che gli amici dell'Inda, che è un'associazione di sostenitori dell'Inda, presieduta da un mecenate illustre, da un avvocato squisito che è Giuseppe Piccione, hanno sottoscritto una serie di donazioni per offrirle direttamente ai personale dell'ospedale Umberto I. E 10 giorni fa, appena sono arrivata, il 6 luglio, noi ci siamo riuniti, siamo andati nella sede della ASP di Corso Gelone per dare proprio questo dono da parte degli amici dell'Inda al responsabile dell'ASP di Siracusa, per favorire, appunto, al fine di favorire gli infermieri, i medici, il personale che ha aiutato a combattere questa terribile malattia. Sta utilizzando un termine che in Sicilia è praticamente quasi sconosciuto, che è quello del mecenate, una figura romantica, io posso dire, da tanto tempo sento e non trovo. Infatti i nostri lettori, noi, come tu sai Aldo, noi raccontiamo sempre tutto il backstage di quello che succede. Diciamo che noi, prima di andare in onda, ci siamo un po' beccati con la consigliera, che mi ha contestato alcuni dati che io le ho fornito, ma che sono dati pubblicati dall'Inda, che testimoniano a mio giudizio il fatto che sino a questo momento il rapporto con la città e con i cosiddetti mecenati fosse, prima dell'arrivo della consigliera Valenzisa, se prendiamo per buono quello che ci ha detto lui sicuramente, era praticamente assolutamente zero. Tanto è vero che nel rendiconto finanziario lei ha provato a contestarlo, ma io le faccio vedere i numeri, quindi c'è poco da contestare. Mi fa piacere che cambi, mi fa piacere molto che cambi, però voglio dire, è un cambio di paradigma fondamentale per la città e per quello che interessa a noi, cioè il rapporto con la comunità di riferimento. Fino all'anno scorso i contributi della società civile erano assolutamente zero, portati a rendiconto, diciamo, adesso glielo faccio anche vedere, consigliere, così, insomma, voglio dire, è un dato secondo me molto importante. Vediamo se riesco a farlo vedere, che è questo. Come lei vede, non ci sono contributi, diciamo così, mecenatici, e addirittura per il 5 per 1000 ha portato al rendiconto soltanto 3.273 euro, il che significa che neanche i dipendenti dell'Inda hanno destinato il loro 5 per 1000 all'istituto. Questo, per quanto mi riguarda, voglio dire, è un segnale antipatico, ecco, significa che non c'è quel sostegno che invece probabilmente, me lo auguro tanto, lei sta riuscendo, la vostra amministrazione sta riuscendo ad invertire, perché evidentemente ci sarà un rapporto. Per questo io le chiedevo, consigliere, all'inizio il suo rapporto con la città di Siracusa, e lei ci ha confortato dicendo addirittura c'è anche la mia famiglia e la frequento da anni, perché purtroppo noi siamo abituati in Sicilia che arrivano questi commissari o super commissari, a volte addirittura esperti in benzina, ovviamente non hanno nessun rapporto con la città e non riescono, come dire, a creare quel substrato di supporto a questa iniziativa che invece, a quanto pare, finalmente sta cambiando. Quindi io le do atto di questa iniziativa. Per quanto ci riguarda, come dire, è importante, ma non c'è dubbio che è in discontinuità con il passato, e questo mi fa piacere. Però i dati, consigliere, erano quelli, perché quello è il vostro rendiconto finanziario 2019. Quindi
Io dicevo... Allora, ringrazio di queste sue parole. Le ricordo che io sono stata nominata da Franceschini nel dicembre del 2019. Sì. Quello che è successo prima del dicembre del 2019, assolutamente sì. Io se ne sono al corrente perché sono stata informata, ma non è mia diretta responsabilità. Mentre quello che succede dal dicembre del 2019 in poi è mia diretta responsabilità. Questo proprio per chiarire. Per quanto riguarda il 5 per 1000, ma quello non ha a che fare con il forme di mecenatismo, perché il 5 per 1000 è una, diciamo, una destinazione di una somma che altrimenti andrebbe allo Stato per favorire una volta la Chiesa, una volta un'associazione, una volta l'India. Quindi non è una forma veramente che io intenderei di mecenatismo. Il vero mecenate è lo sponsor. Allora io le posso dire da questo punto di vista che ci sono dei rapporti decennali con grandi sponsor che sono le imprese che vertono sul territorio, che sono, operano sul territorio, come la ERG. Oppure 50.000 ci sono... euro, consigliere, 50.000 euro c'è a bilancio, non è un contributo, diciamo, per un colosso multinazionale come la ERG, che voglio dire, dimostra una particolare... Quest'anno è raddoppiato, lo posso informare, è una bella notizia, che quest'anno il contributo della ERG è raddoppiato. Inoltre si sono aggiunti al contributo della ERG degli altri sponsor privati che hanno destinato somme ingenti alla nostra... Gliene do atto, ma è una novità, gliene do atto, ed è una bella novità, ma non era così nel passato. Quindi ma è una novità... È una novità che va nel senso di un rapporto molto stretto e soprattutto di un rapporto di scambio di, a due vie tra la Fondazione, che è un'istituzione nazionale, e la città di Siracusa, che ha il merito di averla creata, perché l'Inda senza Siracusa non sarebbe mai nata, e ribadisco che l'importanza dei siracusani è sempre stata essenziale, a cominciare dal fondatore Mario Tommaso Gargallo, che è un personaggio cospicuo, considerevole, troppo dimenticato, tant'è che io spero di dedicargli un saggio nei prossimi mesi, e soprattutto è un rapporto di sinergia, un rapporto che mira a avere uno scambio molto proficuo tra quella che è la nostra proposta e quelle che sono le esigenze, le aspettative, le speranze di una città così importante come Siracusa. Aggiungo un altro aspetto che noi nei mesi prossimi, lo posso già annunciare, cercheremo di stringere sempre di più questi rapporti con il mondo dell'imprenditoria, con il mondo del mecenatismo privato, perché riteniamo che oggigiorno, a fronte di una crisi così cospicua del debito pubblico e soprattutto a fronte di una fragilizzazione del settore dello spettacolo, bisogna attingere a tutte le risorse disponibili e mobilitare in uno sforzo comune e in uno sforzo creativo. Ci saranno delle grosse novità che io adesso annuncio in modo così un po', diciamo, audace, però vi posso garantire che io sarò qui, farò di tutto, farò l'impossibile per raccogliere le suggestioni dal punto di vista da parte di tanti imprenditori, per realizzarle e concretizzarle in qualcosa di nuovo ed importante che va a vantaggio di tutta la città. Ricordatevi che l'Inda, secondo dei calcoli che sono stati fatti da un'associazione importante degli albergatori di Siracusa, produce un indotto per i circa 4 milioni e 5 di ricavi di produzione delle proprie attività, produce un indotto di 37 milioni circa anni che vanno a beneficio di tutto il settore imprenditoriale siracusano. In una stagione come questa, colpita dalla crisi, colpita dalla mancanza di lavoro, colpita dalla chiusura di tanti esercizi, per noi era vitale non solo riaffermare la centralità del teatro greco e della tradizione classica che vede nel teatro il cuore pulsante della polis e quindi della comunità, ma anche lo scambio e soprattutto offrire la possibilità di un gesto di solidarietà concreta per la cittadinanza e per i cittadini comuni. Ma a posto un tema che noi abbiamo già trattato più volte, no? Il ragionamento che un'istituzione culturale, un grande teatro lirico di prosa o antico di pietra, non può essere considerato un'azienda che deve andare a pareggio di bilancio, non è quello l'obiettivo principale, ma è ovvio che va inquadrato in un ragionamento di bilancio consolidato con la sua comunità. E infatti ci conferma, ha già contezza dei numeri, che a fronte di ricavi di 7 milioni, che produce un consolidato di 8 milioni su
di 40 milioni, 37 no, milioni. No, 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 guardi, le cifre sono alte. Per quanto riguarda il bilancio del 2019, noi abbiamo avuto 162.590 spettatori, cifra record, grazie a questi spettacoli fantastici che hanno organizzato nella stagione. La produzione, il valore della produzione dell'Inda è di 6 milioni e 400 mila euro. I ricavi dovuti alle vendite, alle prestazioni è di 4 milioni 652 mila euro. I contributi pubblici sono di 1 milione 680 mila euro. Queste sono le cifre. I ricavi complessivamente nel bilancio generale corrispondono a più del 72%, cosa unica dell'Inda nel panorama dei teatri pubblici italiani. Voi sapete che teatri importantissimi come il Teatro dell'Opera di Roma, per esempio, ha ricavi propri solo del 30%. L'Inda produce ricavi propri più del 72%. È un dato importante, io vi esorto a valutarlo e a conoscerlo nella sua oggettività, perché quando si parla di bilanci e di cose eccetera bisogna avere chiari i numeri, e i numeri non sono entità opinabili, perché si può discutere più o meno le percentuali eccetera, ma i numeri sono dei dati oggettivi ai quali noi siamo tenuti in modo severo e soprattutto vincolante, perché siamo soggetti come ente che riceve contributi pubblici al controllo della Corte dei Conti. Tutto quello che noi decidiamo, tutto quello che facciamo passa attraverso il controllo dei nostri revisori e soprattutto, che sono consiglieri della Corte dei Conti, e soprattutto passa al controllo diretto della Corte dei Conti. Quindi noi abbiamo dei margini di manovra molto esigui, e per questo che abbiamo dovuto rimodulare questa stagione. Riconsiderate un fatto certo obiettivo: di fronte a una diminuzione di più del 95% degli spettatori e quindi dei biglietti e quindi delle entrate, noi non potevamo permetterci di avere degli investimenti pari a quelli della precedente stagione, perché se noi ogni sera per 8 spettacoli abbiamo 480 spettatori, i numeri sono ben diversi da se noi dalla stagione precedente, dove per 55 repliche avevamo circa 5.000 spettatori. Anche un bambino di seconda elementare capisce che la sottrazione e l'addizione hanno dei risultati che non ci consentivano di fare una scelta. La Valenzisi è un mostro. No, ma io le dico di più, cioè non solo condivido quello che dice lei in ordine alla gestione, ma dico un ente culturale che spendendo 7 milioni di euro riesce a produrre sul territorio ricavi per 40 milioni, 37 milioni di movimenti turistici, di ristoranti, di cose. È un volano di crescita che anche se andasse in perdita sarebbe da sostenere. E infatti quello che a me non preoccupa l'indebitamento dell'istituzione culturale nel momento in cui produce sul territorio i risultati che produce a Siracusa, come a Taormina, come in altre realtà. Infatti quello che mi stupisce è che non si riesce a capire come, ad esempio, riferendoci al mecenatismo, non vi sia un adeguato credito d'imposta. Io lo porterei personalmente al 100% per chi contribuisce. Scusi per Luigi. Sì. Abbiamo il 50%. Ma forse sì. Lei lo sa meglio di me. L'art bonus, che è un'altra delle misure introdotte dal ministro Franceschini, prevede che ci sia un 65% di abbattimento, e questo abbattimento va non solo a favore di chi investe per restaurare o di chi investe per migliorare o per adeguare la stagione, ma va anche a favore dei mecenate che donano 100, 1000 o 50 euro a un istituto come quello del Drammatico. Quindi voglio dire, bisogna fare attenzione, perché sto informando, si perdono di vista delle piccole passaggi essenziali, prima di tutto i numeri e secondo le disposizioni legislative, le nuove norme che sono in vigore. Io lo porterei al 100%. Benissimo, faccia una proposta in Parlamento, susciti un dibattito, magari anche in regionale, visto che i beni culturali in Sicilia lo stiamo facendo, facciamo altro che rispettare le norme, applicare le norme.
non siamo il legislatore, siamo siamo convinti che la cultura, gli eventi di cultura di questo livello siano un volano importante per ripartire un certo tipo di economia che dà un contributo al PIL molto significativo, e quindi aumentare il credito d'imposta per le iniziative mecenatiche secondo noi è uno strumento molto interessante dal punto di vista finanziario, però siamo penso d'accordo su questo. Valensise, ma quante lauree hai tu? Cioè, in cosa sei laureata? Posso farti delle domande idiote? In cosa sei laureata, Valensise? Io sono laureata in lettere. Ecco, ma poi ho preso una tesi di dottorato a Parigi, all'École des études en sciences sociales. No, ma perché c'hai una... uno storico della rivoluzione francese. Ma poi mi sono occupata molto di amministrazione perché sono tornata in Italia dando fine alla mia ambizione accademica. Per lavorare con Alberto Ronchey, che è stato un grande ministro dei beni culturali, e che mi ha chiesto di andare a lavorare con lui, e sono fatto quindi per 20 mesi nel 92-94, tanti anni fa, il capo della segreteria particolare di Alberto Ronchey. E insieme ad Alberto Ronchey, una delle nostre realizzazioni massime è stata quella di non solo far approvare a tempi di record la cosiddetta legge 493, la legge Ronchey, ma scrive il regolamento di attuazione a tempi di record, che è stato appunto formato, concepito con un lavoro da me coordinato con tanti altri esperti di marketing, di diritto commerciale, editori e specialisti appunto dei marchi. Fermati. Era già approvato. Fermati, fai paura. Allora, sembri contemporaneamente. Sai tutto di teatro, tutto di economia, tutto di legge. Il giornalista del teatro non sono io, è Antonio Calvi, grande soprintendente che conosce a menadito il teatro italiano, che conosce a menadito gli attori del teatro italiano, che ha avuto grandi esperienze nel passato come direttore del Teatro Eliseo, come direttore del Teatro Argentina. E i veri specialisti del teatro sono, devo dire, Manuel Giliberti, che è un architetto prestato alla regia, che infatti sta preparando uno spettacolo come regista che girerà in tutti i teatri di Pietrarum di Sicilia. E poi c'è Gian Siracusa, che è un grandissimo storico dell'arte, un grande conoscitore della storia di Siracusa. E poi c'è la Margherita Rubino, che come voi sapete è una grecista, studiosa di Sofocle, ha scritto vari libri e grande conoscitrice anche lei del teatro. No. Qual è il rapporto con la politica locale, consigliere? È un rapporto ottimo, perché come voi sapete noi abbiamo il sindaco di Siracusa, che è Francesco Italia, che è il presidente dell'INDA. E Francesco Italia, devo spendere una parola anche di gratitudine nei suoi confronti, perché è un uomo dalle mille risorse, un uomo molto attento agli aspetti della gestione, molto attento agli aspetti proprio del quadro, del perimetro giuridico delle nostre azioni, e quindi insieme devo dire che costituiamo una squadra insomma molto, molto affiatata. Innanzitutto io ho trovato un grandissimo affiatamento da parte di tutti loro e nei miei confronti, e una squadra dove le diverse competenze si integrano perfettamente, si sommano per un totale nuovo, inedito, che ci permette di fare delle cose sorprendenti. Quindi io dico, lei bisogna sottolineare che non c'è un merito personale, c'è un raccordo, una sintonia dalla grandissima personalità, che hanno però delle competenze specifiche molto preziose. È una donna devo aggiungere un'altra cosa, che per governare istituzioni così complesse bisogna fare un gioco di squadra, ma soprattutto bisogna valorizzare le risorse interne. Allora voi sapete, lo saprete meglio di me perché siete siracusani, che l'INDA non sono solo i consiglieri delegati che poi passano eccetera, i funzionari, gli impiegati che formano l'ossatura vera, l'ossatura concreta dell'istituzione. E quindi ci sono dentro l'INDA delle persone che lavorano da anni, che hanno raggiunto un livello di competenza e di efficacia portentosa, e sono le vere risorse non solo dell'istituto ma della città.
potrei fare in proverete. Marina, qui abbiamo sforato, sono le 12.05. Però anche stavolta io ti ringrazio perché ci hai dato la possibilità di conoscere, intanto una realtà, di farla conoscere anche a tanti nostri lettori che insomma non hanno piena contezza di cosa sia l'Inda e del ruolo. Ma io credo di poter dire, e come noto i nostri lettori difficilmente sono persone che fa complimenti o riconosce altro, che ci siamo di fronte a un importante personaggio, una personalità davvero forte, che ha un'idea bella tosta, di cui abbiamo bisogno, ecco, perché l'Inda rappresenta un patrimonio di straordinaria importanza. Io soffro moltissimo nel vedere come è ridotto il teatro antico di Taormina, e purtroppo quello che propone, siamo veramente lontani da quell'eccellenza di cui il nostro territorio ha bisogno. Io credo che abbiano creato le condizioni su Siracusa per fare un lavoro importante di divulgazione, di recupero delle tradizioni, e credo sia una persona molto interessante che seguiremo con grande attenzione nel suo lavoro, e che insomma alla quale speriamo di poter dare una mano. Aldo, tu sicuramente, che sei uno di cultura a differenza di me, sicuramente potrai dare il tuo contributo, quindi sono contento. Io direi, Aldo, di far vedere la stagione, no? Sì, e poi lanciamo il prossimo e poi ce ne andiamo. Aspetta, allora, va bene. Tu lo vedi, cosa abbiamo? Abbiamo il 10 luglio, va bene, è già andato l'Isola della Luce con grande successo e nelle due serate. Poi abbiamo Da Medea, il 7 luglio è andato anche Da Medea a Medea con Monetta Salvino, abbiamo visto prima un promo. Il 25 luglio avremo la grandissima Lella Costa con La Vedova di Socrate di Franca Valeri, con per la regia di Stefania Bonfadelli. L'1 agosto avremo il tuo amatissimo Luigi Locascio, il nostro conterraneo, con il suo Aiace di Rizzos, con le musiche dal vivo di Alcaro. E poi l'8 agosto Fedra, Antigone, Più di Tinestra, Lena con Laura Morante. E poi avremo Crisotomi il 22 agosto con Isabella Aragonese e Teo Teardo. E poi il 30 agosto, io non vedo più perché non è coperto, però Il suono del mio corpo e la memoria della mia presenza, Iniziale Cantore. Che io sapevo sapevo benissimo chi era, poi dopo vabbè. No. Posso aggiungere una cosa? Sì, certo. Posso aggiungere una parolina? Certo. Allora, vi voglio dire intanto grazie di questa bella conversazione. L'Inda, e non solo io, ma tutti siamo assolutamente aperti e consapevoli della necessità di collaborare con organi di stampa e con vettori così importanti di comunicazione come il vostro sito, come il vostro blog. Ma vi voglio ricordare una cosa, che tutti questi spettacoli, tranne quello di Isabella Aragonese del 22 agosto e di Mircea Cantor del 30 agosto, sono già esauriti, perché purtroppo i posti sono solo 480 e quindi in poco tempo questi posti sono andati esauriti. Però grazie all'accordo con la team, il nostro partner digitale, tutti gli spettacoli saranno... sarà la possibilità di vedere tutti questi spettacoli in streaming attraverso il nostro sito, sia in diretta sia in differita, per i 7 giorni consecutivi a ciascuna recita, tutti a partire da quello di Della Costa, che è il 25 agosto. Oggi voi per esempio potrete vedere, sempre in diretta, andando sul sito dell'Inda, www.indafondazione.org, registrandovi in diretta, potete vedere in differita, potete vedere lo spettacolo di Lunetta Savino, che andrà in onda fino a venerdì prossimo. Aggiungo inoltre, proprio a sostegno della tesi di Pierluigi, che bisogna suscitare il mecenatismo e suscitare un'emulazione di massa, quest'anno, oltre a Mecenate 2020, come tutti i teatri, i grandi teatri, non solo italiani ma del mondo, noi abbiamo attivato la possibilità di offrire da parte del pubblico un contributo minimo, volontario, libero e diretto da parte di tutti gli spettatori, che andranno sul nostro sito, potranno cliccare sulla casellina Vedi Ora, oppure cliccare sulla casellina Dona Ora, oppure Diventa Mecenate. È un modo nuovo non per mortificare il teatro dal vivo, bensì per allargare la platea del teatro, e soprattutto del teatro classico, che troppo spesso è stata limitata dai cultori esclusivi senza aprirsi al più vasto pubblico. Noi speriamo che i nostri spettatori seguiranno, le reazioni finora sono molto confortanti,
ieri ho ricevuto, e lo pubblicheremo tra poco, una mappa di tutto il mondo, un atlante geografico, dove risultano le nazioni, gli stati che hanno seguito, iniziato a seguire i nostri spettacoli. E con nostra grande soddisfazione abbiamo registrato che oltre alla Francia, alla Germania, alla Spagna e alla Finlandia in Europa, senza tenere conto dell'Italia, le nazioni che hanno più seguito i nostri spettacoli sin dall'inizio in questa forma di streaming sono gli Stati Uniti con l'Alaska e il Cile e l'Argentina. È un dato molto confortante perché risponde perfettamente al nostro intento di aprire, di portare il teatro greco in tutto il mondo, approfittando di questa difficoltà dettata dal Covid, dove gli spettatori non possono entrare, non possono arrivare al teatro greco. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie Marina. Che dovevo dire? Alla prossima. Allora, magari allora diamoci un appuntamento per un bilancio il 6 settembre, dove vi diremo altra cosa, i numeri che sono belli perché sono nella loro semplicità oggettiva, sono oggettivi e numeri ed emozioni, perché andare al teatro ci porti anche i Calbi la prossima volta, ci porti anche i Calbi. Dovresti intervistare lui per avere delle notizie sulla scelta, sui come sono stati scelti gli attori, come hanno reagito gli attori, come si è fatto l'incastro tra gli attori e un'altra cosa, perché tutte queste cose dipendono proprio dalla scelta del sovrintendente. Quindi vi invito, vi esorto a fare a dedicargli anche a lui una trasmissione. Va bene, evviva Linda di Siracusa, evviva Siracusa. A voi che la seguite con tanta attenzione. Grazie Aldo, grazie Pierluigi e un abbraccio a tutti i vostri spettatori. A presto. Soprattutto collegatevi in streaming. Andiamo con il streaming. Ciao.